È stata davvero una notte di merda. E questa mattina si preannuncia anche peggiore della precedente. Sono già 2 notti, anzi, è già un giorno che sono su questo territorio e devo ammettere che è veramente ostica. Probabilmente la possibilità di schiattare presto è molto evidente. Il sole sta già scendendo. E nonostante io mi stia percorrendo tutta questa isola, oppure questo continente, non trovo un cazzo, niente, animali zero, quercere una mela zero. Sto già a meno 6 cosciotti, ed è molto probabile che se non trovo qualcosa da mangiare schiatterò miseramente. Ah, quanto capisco le persone che hanno fame nel mondo e non trovano niente da mangiare. È bruttissimo. Qua mi resta solamente non una soluzione. Sperare di beccare qualche zombie e mangiarmi la carne marcia. Che schifo. Il solo pensiero mi fa venire il vomito. Ma se continua così, niente da fare. Il giorno è finito. Ormai è notte fonda. Sto camminando da ore e non trovo un cazzo. Ah, bene, quello è un creeper. Mi sbagliavo, non è vero che non trovo un cazzo. Sto trovando solamente per mostri che mi possono ammazzare. E devo stare lontano pure dagli scheletri, se no mi fanno la pelle. Lava. Beh, mi servirà più avanti. Possibile che non ci sta uno zombie isolato che posso, a cui posso fare la festa? Niente, niente. Merda, mi rimangono solo 2 cosciotti. E quando finiscono, incomincerò a morire di fame. Porca puttana Eva. No, devo dire con Giuni. Non voglio avere problemi con Tiura. Niente, niente, niente. Sto nella merda, sto nella merda, sto nella merda. Forse crepa. Speriamo bene. Dove stai? Dove sta? Ricordatevi dei confini, maledetti. Me ne serve qualcun altro per poter recuperare. No, cazzo, cazzo! Ma dove... Porca puttana! Oh, merda, 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 merda! Me la devo squagliare, me la devo squagliare! Me la devo squagliare! Cazzo, 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 cazzo! Dove cazzo mi infilo? Merda! Merda, 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 merda! Qui va a finire male, va a finire proprio male! Forza, forza, forza! Scava, 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 stronzo! Devo chiudere subito. Sono nella merda più completa.
Non mi è rimasto qualcosa. Merda, 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 merda. E dove cazzo sono uscite quelle? Porca puttana. Devo aver camminato su quella roba. Magari erano dei cervelli di quelli che erano morti di mattina. Oppure qualche dei zombie che sono ucciso dallo scheletro, non lo so. So solo che ho avuto un culo, ma un culo di quelli grossi. E pensavo proprio che sta serie era finita. Aspettiamo. E va bene. La notte è passata. E di nuovo giorno. E sono combinato esattamente come prima. Qual è una sola soluzione? Riuscire a uccidere quel ragno. E speriamo che mi droppi un paio di fili. Miracolo, mi posso fare la canna da pesca, mi sono trovato come sopravvivere, ma devo solamente sperare di trovare un posto dove pescare. Dai, dimmi che sono sufficienti per farsi la canna da pesca. Sono salvo. Questo è culo, ragazzi, questo è culo. Allora, questo è il mio progetto. Mo trovo un punto dove pescare. Metto a pescare. E metto tutto in modalità veloce. Ok? A dopo. Ok, approfitto di questo momento in cui sto velocizzando il video per dirvi che ho avuto veramente un culo pazzesco. Ammetto che la modalità hardcore è difficile, almeno per uno che la fa per la prima volta. Quindi ammetto che il mio aver disprezzato Minecraft in passato è stato un errore. Evidentemente offre un livello di sfida molto più alto di quello che si potrebbe immaginare. Per cui mi scuso con tutti gli estimatori di Minecraft che ho potuto offendere in passato. Ok? Senza rancore. Siamo tornati. Adesso cucino questo pesce che mi permetterà di sopravvivere ancora un po' a questo gioco. Io cercherò di arrivare alla fine di questo continente. Anche se ormai sono 3 giorni che cammino e ci sta solamente neve, abeti e mostri. Ancora non ho avuto tempo né di fondere il ferro né di farmi oggetti, ma preferisco trovare un posto più tranquillo per farlo. Per cui continua questa avventura. Davvero estrema.